Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia di Audioradio VPG Nord-Est, sempre sottoscritto Marco A. Introdurvi sempre le notizie regionali e il meteo regionale del Friuli Venezia Giulia. È stato un weekend bagnato dal tempo. Oggi possiamo dire che è meglio, e adesso però andiamo a vedere le notizie più importanti. TG, perché a quanto pare ci sono state cose e delle notizie boom veramente. Bambini in auto senza seggiolino in Friuli e boom di multe. In un anno aumentano le contravvenzioni di quasi il 60%. Anche l'associazione dei consumatori ad hoc lancia l'allarme. L'allarme, la regione ci crede. Il surplus torna al parco di Osoppo. Terreno scivoloso per la pioggia incessante. Anziano cade in un canale durante un'escursione. La Miss fa l'arbitro. Carla Artu promossa dai tifosi Agemone del Friuli. Terremoto. Dal Friuli una stalla per Norcia. E la gente ringrazia. Sempre riconoscenti. Nord-Est Economia. Le ultime vendite delle Banche Popolari di Vicenza. Ci sono ben 630 soci salvati dal baratro. Altra bella notizia, invece, questa qua. Bebevio a Udine. Voglio andare alle Olimpiadi di Tokyo. È stato ospite al speciale del Club U House col suo entusiasmo coraggioso di Bebevio, la campionessa paralimpica di scherma, dice: il mio prossimo obiettivo, ha detto, è partecipare alle Olimpiadi a Tokyo e poi diventare presidente del Comitato Paralimpico. Notizia a Udine: dopo tantissimo tempo, via Renati, addio alla bocca di Spartaco. Al via il cantiere per l'asfaltatura. Aperto il cantiere dei lavori di asfaltatura in via Renati, con questo primo intervento il comune si prepara a inaugurare un massipiano di interventi e di riqualificazione delle strade che sarà realizzato nel corso del 2017, a partire dal viale Tricesimo, che posso confermare è un colabrodo. L'assessore della mobilità Enrico Piazza dice: questo è solo il primo passo per rendere Udine più bella. Cronaca locale. La risposta dei sciacalli nei boschi della Carnia affascina gli studiosi universitari. A Povoletto, colpo della banda del buco in una ditta di elettrodomestici. Ladri in azione la notte alla Disselt. Già presa di mira in passato, hanno praticato un foro dal magazzino. Indaga la polizia. Udine, edicolante fa fuggire due ladri armati di taglierino. È successo in via San Rocco a Udine, nella rivendita di Daniele Zulian. I malviventi sono rimasti a bocca asciutta, costretti a lasciare in fretta e furia l'esercizio commerciale. A Pratamano, in centro di Pratamano, casoio sulle strade per il guasto di un furgone. Asfalto mosto viscido e scivoloso, ma per fortuna l'intervento di vigili del fuoco e operai del comune ha evitato che si verificassero incidenti. Frasi razziste durante la partita. Scoppia la polemica alla tisana. È accaduto sabato 4 marzo al Palasport di Cividale durante la sfida di Virtus Veleto e Vida Tagliamento. Tasse, cartelle scontate, migliaia di richieste del Friuli Venezia Giulia. Uffici di Equitalia presi d'assalto per non pagare le sanzioni e interessi. E l'AD scrive ai dirigenti: anche voi al front office per rispondere. Cultura: dalla regione 20 milioni di fondi per teatri ed eventi. Chiuso i bandi per il sostegno delle associazioni, correnti investimenti sulla diffusione della conoscenza. Sondaggio SVG:
Vino, il Friuli non teme l'avanzata del Prosecco. Oltre il 65% degli interpellati pensa che la grande DOC sia decisiva per lo sviluppo. Solo il 5% dice no all'ampliamento dei vigneti. La finanza chiede conto di ben 60 milioni all'Udinese. L'indagine ipotizza l'operazione fittizie per pagare di meno il fisco italiano. Da lunedì oggi fino a fine mese incontra l'auditorio con l'azienda delle entrate. Udine, ancora con queste notizie su Via Mercato Vecchio. Ecco il processo Marconi. La Lega dice hanno sprecato 10 anni. La fondo della Lega che chiede chiaramente con emozione di, in consiglio. Capogruppo del Carroccio dice perché quei disegni sono stati scartati. E ancora 9 comuni carnici donano una stalla per rinascere, per far rinascere Norcia. Ieri 5 marzo partono i tir carichi di legname per completare i lavori. Entro fine mese saranno consegnate la struttura di 350 metri quadrati. Andiamo a vedere il meteo, che è stato un weekend decisamente bagnato dalla pioggia, da vari tempi, e quindi è successo che è stato proprio un weekend da dimenticare, diciamo, nella nostra regione Friuli Venezia Giulia. Comunque possiamo confermarvi che il tempo oggi è decisamente discreto, variabile, meglio di ieri, e poi c'è aria che diciamo spazza via queste nuvole minacciose di pioggia per adesso. Andiamo a vedere le notizie di, del tempo di domani. Martedì 7 marzo, di notte al primo mattino piogge sparse e qualche rovescio sul pianure costa. Sul confine trevisiano possibile leggero nevischio in rapido esaurimento. In mattinata miglioramento a partire da nord-ovest, con tendenza a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque nel pomeriggio sera. Soprà vento dal nord-est, moderato in pianura, sostenuto sulla costa e in quota. Le temperature sfioreranno minime da 5 a 7 gradi, le massime da 13 a 16 gradi. In costa minime da 7 a 9 gradi, le massime da 12 a 14 gradi. 1000 metri più 4 e in 2000 metri meno 4 gradi la media. Il tempo per dopodomani, mercoledì 8 marzo. Bel tempo in tutta la regione, con cielo sereno. Nel tardo pomeriggio sera, a partire dalla carne, possibili velature. Le temperature in pianura spenderanno minime da 0 a più 3 gradi, le massime da 15 a 17 gradi in pianura. In costa minime da 5 a 8 gradi, le massime da 12 a 15 gradi. 1000 metri più 4, in 2000 metri meno 2 gradi la media. Tempo per giovedì, tendenza per il 9 marzo. Al mattino variabilità nelle velature, in giornata miglioramento con cielo sereno. Di sera possibili foschie o nebbie. Le temperature in pianura spenderanno minime da 0 a 3 gradi, le massime da 15 a 17 gradi. In costa minime da 5 a 8 gradi, le massime da 12 a 15 gradi. In 1000 metri più 6 gradi, in 2000 metri più 1 grado la media. E infine, tendenza per venerdì 10 marzo, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel passaggio di velature, di sera possibili foschie o nebbie. Le temperature in pianura spenderanno minime da 0 a 4 gradi, le massime da 15 a 17 gradi. In costa minime da 6 a 9 gradi, le massime da 13 a 15 gradi. In 1000 metri 7 gradi e in 2000 metri 4 gradi la media. Bene, questo è tutto dal TG regionale e meteo regionale Friuli Giulia, condotto dal sottoscritto Marco. Vi saluta, vi invita a sentire il TG regionale e lo TG sportivo e minuti 91 dell'Udinese, e anche a 360 gradi su Udinese e
sul calcio e cultura o altro e attualità. E ascoltate Audio Radio Fuji Nord-Est su Spreaker, Facebook e Twitter, anche sulla pagina di Stab Radio di Stefano Tini e Roberto De Angelis di RDRadio 1. Saluto Andrea, Elena e tutto il resto del gruppo di Audio Radio Fuji Nord-Est. Questo è tutto, a dopo per il TG Sportivo. Ciao a tutti!